Ciao a tutti amici coltivatori, come va? Ci troviamo oggi dalla Martina che ha creato questa postazione con lampade artificiali per la coltivazione di alcune piante carnivore. Ciao. Ci vuoi descrivere un po' cosa hai creato qua? Allora, qui ho voluto fare un esperimento per provare a far svernare le mie dionee all'interno in un ambiente protetto dal gelo, ma comunque con una temperatura fredda invernale in modo che possano andare in riposo vegetativo. Dal momento che dalle nostre parti, siamo a Bolzano, può andare anche a diversi gradi sotto zero, ho pensato appunto di tenerla in una cantina che ha una finestra aperta che dà sull'esterno, per cui la temperatura sarà sempre molto fredda, ma almeno non dovrebbe gelare, per cui dovrei avere la sicurezza che queste piante arriveranno a primavera, avendo fatto un riposo, ma ancora in forma, non troppo debilitate. Hai messo anche delle saracenie, vedo. Sì, è un esperimento, voglio provare a vedere che differenza ci sarà tra le saracenie che avranno svernato fuori all'esterno e queste due, che, anzi, queste tre che sono le cavie. Sì, oggi è quasi il primo È il novembre, 2 il 2 novembre. novembre, quindi vedremo i risultati dell'esperimento verso marzo, quindi faremo un altro video a marzo e vediamo un po' la differenza tra lo svernamento, diciamo, in serra, ad alto rischio di congelamento, cioè il congelamento c'è di sicuro, diciamo a rischio di vita a volte delle dionee, versus avercele qua in un ambiente più caldo con lampade artificiali. Vedremo un po' le differenze. Ci vuoi dire un po' qualcosa su questa lampada? Sì, allora questo è un pannello già di buona qualità per appunto la coltivazione indoor, ha una ventola integrata per raffreddarlo, dal momento che questo pannello comunque ha un output effettivo che va sui 150 watt. Essendo a LED il consumo effettivo a livello elettrico comunque è di circa 40 watt, per cui molto abbordabile, penso che non darà grossi problemi in bolletta durante l'inverno, lo scopriremo a marzo questo. È un pannello full spectrum, vuol dire che è composto principalmente da LED rossi. Questo ne ha, mi sembra, circa 38 rossi, più qualche LED blu, e poi ne ha due bianchi, un infrarosso e un ultravioletto, per cui fornisce alle piante uno spettro, sì, diciamo spettro completo. Dovrebbe aiutarle bene. Sì, poi un'altra cosa, ha un angolo di illuminazione molto ampio, questa è una cosa buona in ambienti ridotti, di circa 140 gradi, per cui copre una buona porzione della postazione. Niente, vediamo un po' i risultati che avremo qui. Cos'è una Drosera? Drosera Manni per omissa. Ok, poi vi faremo vedere anche altre piante della Martina prossimamente, che ha anche delle nepenti, delle drosere. Il prossimo video sarà dedicato magari a quelle piante. Bene, ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!